Tra quanto andiamo a dormire? Non capisco perché ce lo continui a chiedere. Non vedi che noi non siamo stanche, non abbiamo sonno. Se tu vuoi andare a dormire, vai e basta. Oh mio Dio, Marti, guarda. Anch'io voglio vedere. E non stavo parlando con te. Nessuno ti sta costringendo a stare sveglia, ok? Se vuoi andare a letto, vai. Lui è troppo bello. Poi è simpaticissimo. Vero, dove stai andando? Mi sono stufata di voi. Io con voi ho chiuso, basta. Ragazze, mi sa che l'abbiamo fatta arrabbiare. No, non è che mi avete fatto arrabbiare, che mia mamma vi ha chiesto 50 volte se per favore potete stare zitte e non fare casino. E voi cosa state facendo da mezz'ora? Casino, quindi io vi chiedo gentilmente di guardare i vostri cellulari e stare zitte. Ma dove dormiamo tutte? Giusto, allora due persone potranno dormire sul letto, ovvero io e Marti, mentre le altre purtroppo dovranno dormire sul pavimento. Dormiamo tutte insieme? No, non possiamo dormire tutte insieme perché sia io che Marti siamo claustrofobiche e quindi se dormiamo tutte insieme rischiamo di farci venire l'ansia perché ci sentiamo soffocate, ok? E siccome mi avete già stressato abbastanza, io stanotte non vorrei sentirmi male per colpa vostra. Oddio, mi sta chiamando mio ragazzo. Ragazze, per favore, vi chiedo se potete uscire un attimo perché ho bisogno di intimità con il mio fidanzato. Grazie. Marti, no. No, tu puoi rimanere perché tanto sei già tutto. Per favore, uscite voi. Ragazze, volete vedere un film? Ascolta, siamo a casa mia, quindi facciamo quello che dico io. Dai, andiamo a letto, basta. Buongiorno, ragazze. Stamattina la mia voglia di vivere è pari alle mie tette. Inesistente. Amo, ma metti il push up, no? Amo, io posso anche mettere il push up, ma non è proprio quello il problema. Diciamo che poi quando il push up si smonta, ta-da, sorpresa, eh? Ricordati che se ti vuole ti apprezza per quello che sei. Sì, sì. Amo, ti chiamo perché è successo un miracolo. Io non so per quale motivo, ma ho le tette gonfissime e mi fanno malissimo. Penso che mi stiano crescendo. No, amo, ti deve arrivare il ciclo. Ci sono venute insieme, non ti ricordi? Ah, quindi dici che è per quello? Eh sì. Ci sono venute insieme il mese scorso, ma sei sicura? Alzi la mano chi può scendere le scale correndo. Chi è che può mettere i top e non sembrare volgare? Io. Mamma, ma stavo pensando, ma se me ne andassi a rifare una bella terza, insomma, non sarebbe così male, eh? No, vabbè, te non puoi capire. Mi guarda e mi fa, ma le tette dove le abbiamo lasciate? A casa? Te il cervello deficiente ce l'hai mai avuto? Che poi pensandoci non è proprio una tragedia, cioè, da vecchia loro saranno ancora qui, mentre le altre avranno delle orecchie da cocker che arrivano fino ai piedi, giusto? Dai, su, vedi il lato positivo, almeno ti guardano negli occhi. Ragazze, guardate che non me la prendo. Quando Dio distribuiva le tette, io ero in fila per il culo, ok?